cominciamo a commentare le prime pagine, ma non solo, insomma, una serie di temi e di argomenti insieme a Davide Giacalone che ci ha raggiunti a Roma. Buongiorno Davide, Davide, buona giornata. Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno Davide. Allora, oggi aperture dei quotidiani differenziate tra di loro. La prima del Corriere della Sera: Green Pass, niente sospensione. Poi c'è Repubblica, Biden, Xi, duello all'ONU. La Stampa: in arrivo 43 miliardi per la svolta ambientale. E poi c'è il Messaggero che ci regala questa bella storia: star e milioni per l'idraulico dei VIP con la terza media. Ha lasciato la scuola a 15 anni, ora ha venduto a peso d'oro l'attività negli Stati Uniti, ha costruito un impero con 400 dipendenti e 100.000 lavori ogni anno nelle case londinesi. Davide, a te. È una storia bella, ma forse per una cosa che è diversa dall'annuncio, che questo signore, questo Charlie Mulligan, che è figlio di un operaio e di una donna che faceva le pulizie, abitava in due stanze a Camden. Adesso è anche carina Camden, vicino Londra, ma insomma era sostanzialmente un sobborgo dove non si viveva granché bene. A 15 anni gli fanno lasciare la scuola perché deve andare a lavorare come apprendista idraulico, pagato naturalmente come capita ai ragazzi che cominciano, quindi pagato pochissimo, e deve imparare, cioè gli mettono in mano gli attrezzi, deve imparare a fare l'idraulico, e quello fa da quando aveva 15 anni e adesso ne ha 68, vende adesso. Solo che anziché stare lì a dire dopo aver fatto l'idraulico, dove ha lavorato tutto il giorno, andare a bere, sarebbe stato suo diritto una birra e con gli amici e rilassarsi, ha continuato a lavorare, si è approfittato del fatto che, pur non studiando, comunque se lo sapeva, essendo inglese, quindi si è allargato sugli Stati Uniti, ha fondato la Pimlico Plumbers, che significa idraulico, cioè vuol dire sempre idraulico faceva, e si è allargato. Allora è diventato ricco, adesso vende tranne il 10%, il 90% della sua azienda, tranne il 10% dove ha messo il figlio a lavorare, suo figlio, e vende il 90% che è quotato all'incirca 150 milioni di euro. Ora tu ti dici, che bella, questa è una storia hollywoodiana, a parte che è inglese, ma insomma comunque è una storia hollywoodiana, miracolo del sogno americano, chiunque può diventare ricco. Non è questo che mi colpisce, è che ha lavorato da quando aveva 15 anni a quando ne ha 68. Cioè, la differenza è, no, l'etica del lavoro. Certo, ha avuto fortuna, non c'è alcun dubbio, è stato bravo e anche su questo non c'è alcun dubbio, ma ha lavorato. Non si è chiesto quando è che smetto di lavorare, non si è chiesto quando è che anziché lavorare qualcun altro mi mantiene. Da 15 anni a 68 anni ha lavorato. Fosse questa la ricetta con cui si diventa ricchi, non si diventa ricchi adesso singolarmente a 150 milioni di euro riparando tubi e lavandini, non è facilissimo, tutti ce la possono fare. Però una collettività diventa più ricca lavorando, certamente non ritirandosi dal lavoro o evitando di andarci. Ecco, diciamo che rimaniamo in tema anche con il secondo argomento che andiamo a toccare, perché nel frattempo sulle pagine dei quotidiani italiani c'è questa ricerca, il pezzo, a pagina 11 del Corriere, è un pezzo molto bello di Gian Antonio Stella, la ricerca, aperta parentesi, impossibile, chiusa parentesi, della prova scientifica dei lavori usuranti, perché sarebbero ben 203 le mansioni nella lista dei lavori usuranti che è stata messa a punto dalla Commissione sui lavori gravosi. Già oggi 15 categorie possono andare in pensione a 63 anni. E allora cerchiamo un po' di fare luce anche su questi nuovi lavori usuranti, Davide. Allora, il tema è sempre l'età in cui si va a pensione, no? Sempre la stessa cosa. Fino a che età devo lavorare? Io sono per la libertà, ognuno lavori quanto gli pare e i soldi che Davide, ha pensato, purtroppo non... il collegamento non ci aiuta stamattina. Si è usurato. Esatto. Anche il collegamento. Lavorato troppo. Anche reggere il collegamento quotidiano per la rassegna stampa a livello tecnico. Appunto, lavoro usurante. Io lì volevo arrivare. Vuole andare in pensione. Allora, esatto. Ricky, riusciamo a fare qualcosa con Davide Giacalone. Anche perché davvero questo è un tema molto sentito. Poi c'è tutto un elenco. Ci sono, per esempio, i bidelli, quindi tutto il personale ATA, le badanti, i saldatori, i tassisti, i conducenti, i cassieri, ci sono una serie veramente di figure che farebbero parte di questa nuova lista, no? Torniamo sui lavori usuranti e sull'età in cui si può andare in pensione se si fa parte di questa categoria.
Allora, il tema è sempre quello dell'età pensionabile, quindi io sono per ciascuno ci possa andare quando gli pare, naturalmente con quello che ha versato e non con i regali da parte degli altri. Però ci sono delle categorie di lavoratori e di lavori che non possono essere fatti tutta la vita. Non puoi continuare tutta la vita a stare davanti a un alto forno. Ora ci sono due possibilità: che tu a un certo punto te ne vada in pensione, o che tu cambi mansione, perché hai imparato anche altre cose, non è che sei mica un meccanismo. Se l'azienda ha un minimo, oppure il tuo lavoro ti consente un minimo di elasticità, cambi mansione. Attualmente ci sono 15 categorie che sono considerate usuranti e quindi hanno diritto ad andare in pensione prima. Allargate adesso, sarebbero allargate a 203, che uno dice ma è la miseria, ma la commissione dice ma no, noi abbiamo fatto un lavoro di grande taglio, perché erano migliaia e migliaia i lavori e le categorie che si tengono usuranti, tra cui appunto volevo inserire anche la rassegna stampa la mattina, cioè tutte le mattine sempre, cioè uno poi alla fine dice poi con avendo prime certa ore gente del giorno, prima giorno del giorno, certa, 11, no, certa gente colleghi in studio vuoi mettere, sai, non è mica facile, poi ogni tanto cambiano il fine settimana, cioè il giorno si usura. E ci hanno messo anche per esempio i bidelli, le colfe, i commessi, gli insegnanti delle primarie. Allora io capisco tutto, ma che il bidello o l'insegnante primario, cioè perché ha avuto sempre a che fare con i bambini, oh, decidiamoci, anche l'idraulico è un lavoro usurante, quello l'ha fatto fino a 68 anni, lo vende a 150 milioni di euro. Il concetto è, ma noi siamo qui per, cioè lo scopo della nostra vita è cercare di riuscire a lavorare il meno possibile per arrivare primo in pensione, e di una tristezza infinita come prospettiva. Ma veramente questo è il senso? Dopodiché, sì, certo, ci sono lavori che non possono essere fatti tutta la vita. La corsa a rientrare dentro questi lavori, dentro queste categorie, per riuscire a non lavorare, non è una corsa razionale, è una corsa egoista, è una corsa insensata, è una corsa che va risolta lasciando la massima libertà e semmai inserendo per le categorie che hanno maggiore usura una parte di contributo previdenziale a carico della collettività. Poi in pensione ci va comunque quando gli pare, e se continua a lavorare diventerà più ricco. Allora Davide, torniamo e lo facciamo dalla prima di Repubblica sul caso di Litvinenko, l'ex spia avvelenata nel 2006 nel Regno Unito. Ieri la Corte di Strasburgo ha detto che è stato avvelenato da Mosca. Quella sentenza ieri della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cui si era rivolta la moglie di Litvinenko, cambia un po' le cose oggettivamente, nel senso che già la giustizia inglese aveva stabilito che due agenti, quindi due sicari russi erano arrivati lì e gli avevano dato il polonio. Tra l'altro non è che sia un caso isolato, perché è stato fatto anche purtroppo con altri soggetti più o meno in circostanze in qualche modo paragonabili. Poi adesso è in località segreta Khodorkovsky, che era stato, diciamo così, l'attuale oppositore si trova in galera in Russia, quindi non è che poi sia una cosa così. Però Strasburgo, la Corte di Strasburgo, sul ricorso della moglie, dice il mandante è la Russia, siccome la Russia, insomma, cos'è, un continente, una bandiera, è il governo russo, quindi da oggi noi dobbiamo tenere presente che una corte internazionale ci dice chi ha rapporti con quel governo ha rapporti con il mandante di assassinio. Questo è brutto. Dopodiché io non penso affatto che non si debbano avere rapporti, che l'elenco dei dittatori con i quali si hanno rapporti di affari è piuttosto considerevole, quindi diciamo così non è quello l'aspetto, che c'è un legame con la cultura russa che è inscindibile per noi italiani e per tutte le persone civili di questo mondo. Riuscire ad avere la letteratura del mondo sarebbe orba se non avesse anche l'occhio della letteratura russa, su questo non c'è alcun dubbio, però quella è una cosa che va considerata. Pertanto, siccome la Russia con Pietro il Grande, con gli zar, con il comunismo, con il nazionalismo putiniano, comunque investe quattrini, ha sempre investito quattrini per indebolire e dividere le forze dell'Europa occidentale democratiche e i paesi democratici, ricordiamoci che quelle formazioni, quindi ieri per esempio il Partito Comunista in Italia, oggi per esempio i cosiddetti sovranisti che hanno preso soldi dalla Russia, sono al servizio di un paese e di una forza che è lì per dividerci, indebolirci, e tra l'altro da ieri sappiamo è mandante di un assassinio.
Siamo a pagina 4 della Repubblica. La mossa UE, niente vertice negli Stati Uniti, prima chiariscano sui sottomarini. Si parla di questo summit della prossima settimana a Pittsburgh. Pesa il caso AUKUS, appunto, Australia, UK, USA. L'Europa, non siamo stati consultati. Michel, che è il presidente del Consiglio Europeo, dice: tra alleati serve chiarezza. Le relazioni non sono in discussione, ma per Bruxelles qualcosa si è rotto. Insomma, che cosa sta succedendo dopo questo patto? Beh, sta succedendo una cosa, anzi per la verità è già successa, diciamo, poi ci si ne accorge piano piano. È successo una cosa che cambia in qualche modo gli equilibri, cioè la sfida, il contenimento della potenza altrui non è più in Europa. È stato così fino a ieri, avevamo un confine dentro l'Europa, i nostri paesi erano divisi, la Germania era divisa in due, quindi fino a ieri mattina il confronto di potenza avveniva qui, con dei contorni, per esempio l'Afghanistan, che poi abbiamo ereditato sotto forma di talebani, che era stato invaso dall'Unione Sovietica. Adesso questo confronto si fa nel Pacifico e la proiezione di forza statunitense è nel Pacifico, da qui l'accordo con l'Australia e l'idea di fornire questi sottomarini nucleari che erano già stati offerti alla Francia. E l'Europa non c'è solo nel Pacifico, cioè se guardate una cartina geografica, il Pacifico non è la cosa, l'unico paese che per ragioni storiche ha una proiezione nel Pacifico è appunto la Francia, insieme al Regno Unito, ovviamente per la vecchia tradizione coloniale, perché l'Australia è parte di quello che una volta fu. E quindi tutto questo cambia le cose, però cambia anche gli equilibri del rapporto all'interno della NATO, da qui una frizione che è destinata a continuare a durare e rimarrà sia l'alleanza, perché saremo comunque alleati, sia una maggiore frizione dentro questo essere comunque alleati, il che significa che l'Unione Europea, che è il posto più ricco del mondo, noi siamo il posto più ricco e più sicuro del mondo, ecco, se intende giocare anche a quel tavolo non può che cominciare a camminare verso una forza armata comune, se no a quel tavolo ci si siede con le armi, sperando naturalmente di non utilizzarle. Davide, le parole del presidente americano Joe Biden all'Assemblea Generale dell'ONU, invita all'unità, e intanto il presidente iraniano si dice favorevole ai negoziati sul nucleare che portino alla fine di tutte le sanzioni contro Teheran, lo leggiamo in prima pagina sul Sole 24 Ore. E appunto ieri ha detto Biden alle Nazioni Unite: noi contiamo di non utilizzare le armi, noi voglio essere un presidente senza guerre, però diciamo così le ha messe sul tavolo, perché il punto delle armi, ma questo lo dicevano già i romani, voglio dire, cioè preparati alla guerra per evitarla, per conservare la pace. Ora, le Nazioni Unite sono il luogo delle buone intenzioni, se uno vuole fare un discorso bello ecumenico per la pace, le Nazioni Unite sono perfette, cioè hanno proprio lo sfondo anche dal punto di vista architettonico. Ieri il presidente statunitense ha detto una serie di cose molto interessanti, e cioè non c'è un confronto di potenza. I cinesi, per la verità, il presidente cinese ha detto sì, magari evitate di venirci proprio sotto le coste, perché poi vogliamo muoverci. In Medio Oriente bisogna tutelare la sicurezza di Israele, più che giusto fare due stati e due popoli, che è l'antico progetto che non ha mai funzionato. Speriamo di riuscire a riaprire il dialogo con gli iraniani sul contenimento dell'atomico, anche questa è una vecchia storia, nel senso che era già stato fatto, però quindi intanto vanno avanti, cioè sono tutte cose, il concetto, la domanda, se fosse stata una conferenza stampa, credo che la domanda al presidente statunitense sarebbe: cioè, scusi presidente, da dove comincia? Siccome non era una conferenza stampa, le ha potute mettere tutte assieme, ma quello è l'impressione che passeranno alla cronaca piuttosto velocemente come elenco di buone intenzioni. Allora Davide, torniamo su un tema che mediamente giorno sì giorno no stiamo trattando, perché stiamo tornando a parlare di ITA, e il titolo in prima sul Messaggero questa mattina è: ITA contro i commissari di Alitalia, assurdo il prezzo del marchio, perché appunto è stato indetto un bando per il marchio Alitalia, 290 milioni è la richiesta, viene definita assurda dall'amministratore delegato di ITA, è fuori mercato, e quindi a questo punto quest'asta rischia il flop, e ci risiamo. Allora, la Soren-Sor, la mitica finanziaria della Sora Cesira e del Sor Augusto, a questo giro
potrebbero anche guardare le cose con un pizzico d'ottimismo, perché forse stanno succedendo due cose che mettono di buon umore. La prima è che l'amministratore di ITA dice: no, io a quel prezzo all'Italia non lo compro, il marchio non lo compro, ve lo tenete. Bravo, bravo. Si fa così, non è che uno prende tutto comunque. Del resto i commissari hanno ragione, i commissari di Alitalia hanno ragione, perché loro per legge, per mestiere, devono cercare di trarre il maggior quantità di denaro possibile dalla vendita di chi è fallito. E quindi giustamente dicono: guardate che questo marchio è bellissimo, ha un ruolo fondamentale nel mondo, cioè che vale minimo 260 milioni, quelli che devono pagare dicono: guardi, se ha tanto valore lei se lo tenga, voglio dire, anche perché l'ultima volta, ogni volta che decollate perdete soldi, da questo punto di vista portate anche un po' sfiga, quindi diciamo magari ve lo tenete pure. E la seconda cosa è che ha avviato i negoziati per l'alleanza con almeno due, cioè negoziati con due compagnie aeree statunitensi. Voi sapete che l'Italia non si è mai alleata seriamente con nessuno, salvo poi cedere tutto alla fine. Anche abbiamo vestito le nostre hostess di un verde osceno in omaggio a ETA, cioè se non altro quello potevamo in qualche modo risparmiarcelo, e quindi queste sono due buone notizie per la Sorensen, naturalmente purché tenga duro, perché faranno di tutto per vendergli il marchio anche all'Italia. Beh, se è una questione di se l'asta anziché al rialzo la si fa al ribasso, è un buon punto di partenza. Però intanto la giornata per loro comincia bene, col piede giusto. Allora, 7:30 minuti, c'è spazio ancora per le parole di Papa Francesco pronunciate ieri, le troviamo in prima pagina sul Corriere della Sera, molto chiare: qualcuno mi voleva morto e già preparava il conclave, ma eccomi qui. E beh, insomma, non male come fratellanza cristiana. Lucido, lucido. Cioè, sì, lui, c'è il precedente di Caino, ma insomma, voglio dire, è vero che c'erano alcuni fratelli qui che stavano preparando il conclave dandomi per morto. Oi là, io sono ancora qui. Ed è un gesuita che si stava rivolgendo a dei gesuiti, e quel colloquio è stato pubblicato sulla Civiltà Cattolica. Tutto questo esclude nella maniera più assoluta che sia avvenuto per caso. L'ha pubblicato perché voleva pubblicarlo, e i gesuiti l'hanno pubblicato perché ritenevano necessario. L'altro giorno aveva detto che c'era un cardinale che non si era vaccinato, però è ricoverato e sta male. Diciamo, il tasso di fratellanza al momento dietro le mura leonine è piuttosto, diciamo così, ondivago. Abbastanza. Grazie a Davide Giacalone. Naturalmente torniamo come di consueto domani mattina con la rassegna stampa. Buona giornata e buon lavoro. A domani e buona radiovisione a tutti.